stato del programma prospettive future. Quindi vediamo un po' quello che saranno le prospettive future di questa software di fare radio, che sono 30 anni che fa in giro. Ci saranno le prospettive. E speriamo, visto che hai messo nel programma, vediamo un po' se ci sono prospettive. A te. Allora, buongiorno a tutti, e ovviamente a me l'onere di ricominciare dopo il sontuoso break mattinale, quindi ovviamente ci sarà una spicciolata, cercheremo tutto in qualche maniera di procedere. Cominciamo, ricordatevi che fuori ci sono dei bricchi di caffè, quindi se qualcuno... come dire, si sta cercando di addormentarsi, poi esce fuori, prende un caffè e ritorna dentro, così almeno fa un attimo di ripresa. Perfetto. Andrò anche un po' più veloce perché rimane più dietro i tempi, siamo un po'... No, no, non si preoccupi, vada con calma. Bravo. I suoi 15 minuti, lo dico io il break, guarda. Sì, 15 minuti. Sì, perfetto, allora io sono appunto il capitano di fregata Matteo Fassarano, programmi navali, sono il capo sezione Secure SDR di Tenerife, quindi mi occupo di SDR generale, prova di difesa, bandico della relazione tecnica. Sono anche il National Program Coordinator per l'Italia di questo programma di estero, di questo European Secure Software Defender Radio. Quindi vediamo se questa va avanti, eccola qua. Quindi oggi affronteremo questi argomenti. Un minimo di tecnica di storia, anzi la tecnica la passeremo perché già di SDR questa mattina se ne è parlato. Governance e stakeholder di questo programma, che inizia già da svariati anni, però continua ad avere nuove fasi perché ci si continua a investire e a fare nuove cose, vedremo. Quindi vedremo cosa stiamo sviluppando, che sono capacità operative che provano a braccetto con l'interoperabilità, che sarà la parola chiave di tutto questo programma. Lo è stato in passato e lo sarà anche per il futuro. E quindi le prospettive future, appunto, dove stiamo andando? Con gli SDR non ci perdo più tempo perché già i miei predecessori ne hanno parlato, e il solito paragone della radio tutto fare, dove sia un hardware generico che fa girare dei programmi applicativi che sono i software di forma d'onda. Qui quel che voglio evidenziare, proprio perché parlavo di interoperabilità, è il fatto che un SDR, in quanto la S maiuscola, è una radio che ha comunque, che condivide un'architettura software con tutte le altre. Parliamo di software communication architecture, quindi uno standard di architettura software che poi determina lo sviluppo dell'hardware e delle forme d'onda. Cioè, se non ci mettiamo d'accordo su questo standard, poi ognuno va da solo e quindi non si interopera, neanche sul piano tecnico. Ed ecco che quindi nasce ESSOR proprio in questo contesto. Qui abbiamo un minimo di cronostoria che non mi sarà ad elencare punto a punto perché è anche noioso, ma quello che giova anche per evidenziare è il fatto che serve un'architettura comune per le software messe nel regno. I primi a pensarci sono gli americani, ovviamente il problema JTRS, già a fine anni 90 lo impostano per sviluppare appunto questo nuovo concetto di radio. Noi ereditiamo questa SCA americana, ma già che gli americani nel loro programma poi non hanno reso sì pubblica una parte di questa SCA, ma non la parte più delicata, quella relativa agli aspetti di security dell'architettura software, gli europei, o il torto collo, si sono messi d'accordo e hanno deciso che noi completeremo la SCA americana, faremo una SCA europea per poi avere i nostri prodotti europei tutti quanti interoperabili e basati sulla stessa architettura software. Nasce il programma ESSOR 2006, parte a 6 nazioni, parte con questo, diciamo, primo requisito che è, lasciatemi dire, molto tecnico e ingegneristico, quindi l'architettura software è qualcosa dove è ancora un po' lontano dall'aspetto capacitivo operativo, però allo stesso tempo gli si mette anche qualcosa di operativo dentro, per dargli anche una valenza sul piano più prettamente militare, quindi lo sviluppo di una nuova capacità operativa, una forma d'onda a banda larga, innovativa, orientato allo scenario terrestre per comunicazioni di tipo mobile ad hoc network, e quelle che prima il maggiore salvaggio, lo stato maggiore esercito, ci ha fatto vedere che intendono connettere i nodi operativi a livello tattico per scambiare appunto dati anche a banda larga. Parte questo programma, viene sviluppata la prima fase termina nel 2015, abbiamo pronta questa forma d'onda e questa architettura europea condivisa. Viene avviata una nuova fase del programma alla luce del successo della prima, dove si va a perfezionare la forma d'onda HDR, verrà chiamata Operational Capability One, perché si vanno a introdurre delle capacità operative specifiche, diciamo, di questa forma d'onda per potenziarla ulteriormente, e si fanno degli studi di life cycle. Ma la cosa più importante è che in questa seconda fase entra anche la Germania nei paesi partecipanti. Prima eravamo italiani e francesi in primis, perché eravamo sia i paesi proprio grandi, ma anche i paesi che contribuivano maggiormente dal punto di vista finanziario al programma, insieme a Polonia, Spagna, Finlandia e Svezia. Si inserisce anche la Germania. Cioè la Germania quindi a quel punto entra nel nuovo paese ESSOR, e quindi ESSOR a tutti gli effetti ora è il programma più completo dal punto di vista europeo che parla di questi argomenti e sviluppa queste capacità. Ci stanno tutte le principali nazioni dell'Unione Europea e tutte le principali industrie che vanno chiaramente a braccetto con le nazioni che sono dentro questi contratti.
E vediamo quindi alla terza fase, che è partita proprio alla fine dell'anno scorso, quindi stiamo per festeggiare un anno da fine dell'anno. Nuova fase, nuova novità, entra in gioco anche la Commissione Europea. L'Unione Europea a tutti gli effetti inizia a finanziare progetti di sviluppo europei finalizzati all'applicazione della difesa. C'è anche l'iniziativa PESCO che mira a definire requisiti comuni fra i vari paesi membri dell'Unione. Quindi con queste, sotto queste nuove diciamo, possibilità parte la fase 3 o la fase cosiddetta PESCO di questo programma, che porta a sviluppare una panoplia di nuove capacità addizionali, forti anche dei finanziamenti europei. Li vedremo poi nel dettaglio, però ora in questa attuale fase corrente stiamo sviluppando tutta una serie di nuove cose grazie anche alla Commissione Europea che a tutti gli effetti diventa un attore protagonista all'interno di ESSO. E andiamo ora a vedere appunto qual è questa comunità ESSO, perché abbiamo già più o meno definito la sua complessità. È un programma che è relativamente piccolo dal punto di vista di budget, perché io se penso al budget che ho visto stanziare per programmi navali, per dire legge navale, programmi aeronautici come F-35, è chiaro che questi sono programmi che cubano in gergo livelli finanziari differenti, ma sono molto complessi, diventano degli interessantissimi test bed perché qui partecipano moltissime nazioni con moltissime industrie e almeno 3 nazioni su 6 hanno lo stesso rango e quindi non c'è una nazione leader come succede spesso in alcuni programmi internazionali, magari quella americana, dove per certi versi a un certo punto ci si deve anche un po' allineare al fratello più grande. Qui siamo tutti fratelli, almeno 3 fratelli sono tutti quanti pari e quindi la dinamica e la dialettica all'interno di questi programmi è anche più complessa a volte di quelli invece dove ci sta comunque un capo fila. C'è di mezzo OCCAR perché questo programma è gestito da OCCAR, che è l'agenzia, l'organizzazione europea per la condotta appunto dei programmi di armamento. OCCAR ha emesso e segue i contratti per lo sviluppo di ESSO tramite una program division che sta a Bonn. Vengono contrattualizzati quindi 2 consorzi industriali oggi, il primo originario era A4ESSOR, che era un consorzio industriale al quale fanno capo le 6 nazioni national champions, cosiddetti dei 6 paesi partecipanti, per noi era Ronaldo. Essendo ora partita anche una fase MITS del contratto, che poi vi illustrerò, c'è anche un nuovo consorzio che è EuroMITS, che è lo stesso consorzio europeo che sviluppa il MITS attualmente in Europa per il conto del programma europeo e americano congiunto. A queste diciamo, entità istituzionali si affiancano poi altri stakeholders. Appunto abbiamo detto in primis la NATO, dove noi andiamo a standardizzare queste nuove forme d'onda, questi nuovi prodotti, perché questi oggetti partono già direttamente nelle linee di sviluppo, dei contratti, nei requisiti, come oggetti che devono essere interoperabili e devono quindi andare a un certo punto a standardizzazione NATO per essere poi diffusi all'interno dell'alleanza. Quindi è un requisito primario e quindi l'ingaggio della NATO avviene già dall'inizio di queste attività e in maniera attiva. Federated Mission Network, il forum sempre della NATO dove si vanno poi a provare e a validare le nuove capacità operative introdotte, anche lì siamo presenti. C'è la parte PESCO, come ho detto prima, quindi tutta la parte che fa capo all'EDA, che quindi raccorda i paesi membri della comunità europea che hanno interessi comuni in questo campo, e quindi ci stanno oltre ai paesi partecipanti in estero vero e proprio, quelli in basso, ci stanno anche altri paesi come il Belgio, il Portogallo e l'Olanda che sono interessati a questi requisiti e quindi partecipano al forum che definisce i requisiti di queste future capacità, pur magari questi paesi non partecipando finanziariamente allo sviluppo, e quindi per quel punto avranno anche un ritorno differente. E infine la Commissione Europea, che stanzia i fondi EU, e quindi nell'ultima fase hanno stanziato 37 milioni di euro, e questo chiaro rende a tutti gli effetti uno come se fosse un paese con un membro partecipante all'attività ESSO, quindi un nuovo partner affiancato a noi. Oltre a questo, la quarta parte sono le nazioni customer, potenziali clienti o anche veri clienti. Io ora qui per motivi di sicurezza non posso stare a elencare chi è che già è dentro, che ha comprato, che vuole comprare questi prodotti, ma vi assicuro che già ci sono state delle negoziazioni concluse e delle negoziazioni tuttora in corso con vari paesi terzi, quindi non appartenenti a queste bandierine che vediamo qua, che stanno già entrando in questa comunità. E quindi ecco che è una comunità abbastanza estesa ed articolata. Ma vediamo cosa abbiamo fatto e cosa stiamo facendo ora. Fase 1 abbiamo già detto. Sviluppo dell'architettura e della forma d'onda banda larga di tipo 3. Fase 2, anche questa conclusa per l'Italia, sta terminando soltanto la fase tedesca di questa attività perché la Germania è entrata più tardi e quindi deve completare l'attività. E le fasi nuove, quelle su cui ci stiamo focalizzando ora, partite a fine 2021 e che termineranno a fine 2024, presumibilmente. Sviluppo quindi una fase ESSO New Capability, ENCE, dove stiamo sviluppando 3 nuove forme d'onda, sempre nell'ambito tattico, però sia terrestre che aeronavale. Più uno studio sulla storia scelta di questi prodotti, per la life cycle, eccetera. E un'altra fase che va in parallelo, che è molto ambiziosa, che invece riguarda lo sviluppo di un terminale di una capacità Link 16 europea.
dentro in estrazione aeronautica, marina navale o comunque che conosce questo tema, sa che di che 16 oggi è il data link per l'antonomasia. È un prodotto però a connotazione fortemente americana, dove gli europei stanno dentro, sì, ma con, su, alcune, diciamo, su alcune componenti del sistema non hanno diretta visibilità. Parliamo in primis della parte crittografica, eccetera, eccetera. Quindi non c'è una piena sovranità dei paesi come l'Italia, o come la Francia, o come la Germania, o come la Spagna su questo sistema. Quindi a un certo punto si cerca anche ora una, diciamo, di potenziare questo sistema, ma soprattutto di avere una sovranità completa su questi assetti, in modo da non dover ogni volta dipendere da attori terzi per ogni modifica o upgrade o anche fornitura del sistema stesso. Facciamo un attimino quindi un discorso su quali sono i prodotti. Quindi il grande semplice, quindi l'HDR, quindi la data rate, che è una MANET per applicazioni terrestri, che è già terminata e conclusa, e fa, diciamo, complementarità con quella nuova che è apparita ora, una narrow band waveform, che è il suo alter ego, sempre MANET, sempre di capacità avanzata, ma a banda stretta. Chiaramente ha data rate maggiori, ma portate minori, tipicamente, narrow band, data rate minori, portata maggiore. Compromesso operativo, chiaramente, come sappiamo, questo che ho già detto in precedenza, non c'è una forma d'onda che fa tutto, e questo è il classico esempio dove se ne servono due in base un po' allo scenario, a livello gerarchico, tattico, dove stai operando, eccetera, eccetera. Però occupano lo stesso dominio, come vedete, la zona in verde. La parte air-centric, che poi riguarda anche la parte navale, cioè diversi, perché sono tutte le interazioni tra il mondo aereo e il mondo, diciamo, terrestre, quindi parliamo di della E3D waveform, la SO3D waveform, che di fatto è una Saturn avanzata, a banda larga anche questa, che però richiama, diciamo, prende come spunto tutto quello che è Saturn, e quindi interazioni terra-aria, aree grandi. La forma d'onda, tutta la parte che riguarda il MIS, che riguarda appunto la forma d'onda Link-16 come la conosciamo oggi, il suo potenziamento, e anche una nuova forma d'onda assolutamente innovativa, che per certi versi ancora oggi è non troppo definita, che riguarda una capacità intra-flight, quindi puramente air-to-air, di cooperazione a banda larga tra aeromobili, protetta o probabilmente da intercept, eccetera, eccetera. Questa qui è un qualcosa che è focalizzato sugli aerei di nuova generazione. Per l'Italia parliamo di Tempest, per i francesi parleremo di FCAS, però è un qualcosa che è orientato a quel mondo. Quindi è una capacità che è in corso di definizione nell'ambito di ESSOR, che verrà lasciata, diciamo, come bearer principale intraflight fra questi nuovi aerei che verranno. E infine la capacità satellitare tattica, quindi UHF tipicamente a banda stretta, anche questa vedremo tipicamente, però diciamo richiama capacità tipo integrated waveform, quindi qualcosa che oggi già c'è, ma viene sviluppato ulteriormente, e soprattutto anche questa sarà diciamo a sovranità completamente europea, quindi non legata a standard americani e a componentistica americana che ci viene ogni volta nel procedimento. Qui c'è un rapido excursus, io qui non mi dilungo da troppo perché poi te lo andare lungo. Qui ci sono varie slide dove illustrano un po' le caratteristiche principali di queste forme d'onda che vi ho illustrato. La carriera appunto è una manetta a banda larga, vi ricordo che questo è il principale sviluppo già ultimato di ESSOR. La forma d'onda è operativa, diciamo, è stata operativa, è qualificata a livello, diciamo, procurement, chiaramente ora è in corso di introduzione nei vari paesi che intenderanno usarla, però il procurement di questa forma d'onda è completato, la forma d'onda è qualificata e pronta. Manet, banda larga intesa come può essere banda larga una tattica terrestre, quindi parliamo sempre di canalizzazione intorno al megahertz abbondante, possono essere affiancati questi canali, però si parla di throughput intorno al megabit per secondo, quindi non stiamo parlando di 5G ovviamente, stiamo parlando di un'altra cosa. Però parliamo di una forma d'onda che è intrinsecamente sicura, transec, comsec e netsec con grado militare, vero? Adesso qui avrò giusto una discrezione sul mondo 5G che va ora molto per la maggiore anche, però io lo vedo sempre come un mondo complementare, per scenari ad intensità inferiore ovviamente. Molto comodo, però si tratta di creare una capacità facilmente, senza starci neanche troppo a spendere sopra, tra virgolette, perché è una capacità chiaramente che deriva dal mondo commerciale, utilissima, però poi se vai a fare la guerra a livello elevato, peer-to-peer, a quel punto ti serve qualcosa di un po' più militarmente resistente da questo oggetto. Chiaramente ha prestazioni differenti, però è stata sviluppata per resistere a certi scenari, a certe minacce, a certi disturbi, eccetera, eccetera. Fino a 200 nodi tattici che sono per insieme, quindi questo per certi versi richiama un po' quello che oggi l'HCDR in dotazione dell'esercito italiano, ma è un prodotto di nuova generazione che quindi occuperebbe anche molta meno banda per fare cose uguali e superiori per certi versi all'HCDR. E però 5 minuti, Come? 5 minuti. Sono molto indietro. Procedo velocemente, giusto per un altro focus sull'HDR, appunto è il prodotto finito. Il bello non è soltanto averla sviluppata questa forma d'onda, ma averla sviluppata su tutte le radio dei paesi partecipanti. Cioè, quindi ecco che viene fuori il metodo ESSOR.
professor nasce l'interoperabile by design, e non è uno slogan, è proprio nei contratti, cioè questi oggetti, se vengono sviluppati e poi non risultano portati sulle varie lati, non parlano tra di loro, non vengono accettati. E se non si va poi a standardizzazione in alto, ci sono delle clausole contrattuali che creano, diciamo, delle penalità su questi sviluppi. Cioè, quindi l'interoperabilità è veramente un must che viene già messo dall'inizio del progetto dentro questi sviluppi e dentro gli specifici contratti, non si fa sul pratico. Quindi ecco, per la carriera, proprio all'inizio di quest'anno è stata qualificata e provata e dimostrata su tutte le quattro rami che era previsto che fosse portabile, delle quattro nazioni differenti e dei quattro produttori differenti. Quindi, a differenza del mondo tattico che oggi conosciamo, dove c'è una radio con un produttore che ti fa quella capacità e tu puoi parlare con quello di comprare le radio di quel produttore, qui puoi comprare le radio, ognuno può comprare la radio che vuole, ovviamente in base alle proprie policy industriali, eccetera, eccetera, ma integra la stessa capacità. Il quinto che arriverà sarà la Germania, come dicevamo, è stata più tardi, fino al 2024, anche la radio tedesca, pronta la Rode Schwarz, durante questo circolo. Capacità provate e pronte, e anche in corso di standardizzazione a metonato è in corso, è stato avviato il processo di ratifica dello SPANA, che è 56-51, appunto, che ha questa capacità banda larga offerta anche alla NASA. Qui abbiamo le altre tre, tanto spacchettamento, appunto abbiamo già parlato, un narrow band che è l'equivalente però a banda stretta e a maggior raggio d'azione, 3D che è una Saturn di fatta banda larga con un nuovo però transec ITAR free, anche qui sovranità, dobbiamo più essere dipendenti da terze parti, qui controlliamo noi tutto il processo e tutti i componenti di questo oggetto. E infine la SAT che è venuta sopra. Tipo DAMA e W, ma europea, con sovranità completamente nelle nostre mani. MITS, avevamo questo già accennato, molto ambizioso, un nuovo terminale europeo, in primis per fighter, quindi per caccia, per aeromobile della fissa, con le altre derivazioni a differenti form factor, che sono per elicottero, per ordigno, quindi missile, e per storia, quali portatili. Diciamo il primo che verrà sviluppato è il fighter, ovviamente che è un po' più ambizioso, poi gli altri deriveranno. Forma d'onda di 16 tradizionale, forma d'onda nuova banda larga innovativa per caccia di quinta e sesta generazione. Due cripto, sia quello legacy americano per l'interoperabilità, ma una nuova cripto europea per essere anche indipendente. Quindi questo è dove stiamo oggi, avete visto, quindi la ramificazione di questo che noi chiamiamo l'albero ESSO, parte dal basso, sviluppa nelle prime fasi la capacità, diciamo, HDR, poi grazie ai fondi europei e del 2021 parte negli anni a destra e a sinistra, è tutto un fiorire di nuove capacità, nuove opportunità, nuovi requisiti, nuovi finanziamenti e quindi nuovi rami di questo albero. L'unica che però ora è terminata effettivamente come capacità operativa è quella legata alla banda, alla forma d'onda a banda larga, quella centrale. Gli altri, come vediamo, si sviluppano oggi con i contratti oggi operanti, cioè fino al 2024, si fermano a studio, design, base waveform, cioè quindi alcuni arrivano a prodotto semifinito, però non c'è niente ancora di operativamente rilevante, se parliamo appunto operativo. Stiamo infatti in corso d'opera per impostare le attività della prossima fase, che è dal 2024 in poi. Per completare questa attività, quindi andare ad arricchire gli attuali oggetti di tool di management operativo per il network planning, network management, a rafforzare la custodia di questi oggetti, perché parliamo di software, quindi senza un controllo di configurazione qui saremo perduti, e soprattutto sviluppare tutte le vere e proprie capacità, target waveform per queste e target waveform e terminali per quest'altro. Chiaramente questo richiederà un certo numero di risorse e il modello è sempre quello, fondi condivisi tra gli stati partecipanti, cioè noi, comunità europea con il fondo EDF, che è un fondo European Defense Fund, è un fondo ancora più grande dell'EDF che è partito da un paio d'anni e che va quindi a finanziare, le immagini ci sono, tutte queste nuove capacità, quindi in modo da poter completare tutta anche la parte più ambiziosa che lascio di dire è quella a sinistra, dove ci sono anche i terminali, c'è anche l'altro, e quindi è molto più complesso. Io poi qua adesso ho giusto le conclusioni, e quindi addio alla fine, anche perché il tempo stringe. Quindi quello che mi piace qui sottolineare è che ESSO è il programma che sviluppa capacità SDR in Europa, cioè c'è solo quello che fa una cosa condivisa e che quindi ci accomuna tutti quanti e crea uno standard unico di riferimento per tutti i paesi membri. È un ecosistema complesso perché appunto coinvolge numerose organizzazioni internazionali, numerose nazioni e anche a livello nazionale è un programma interforze, cioè ci stanno i marinai, ci stanno i soldati dell'esercito, ci stanno gli aviatori, ci stanno tutti. Ci stanno anche interagenzie, perché qui parliamo anche di cifrante e certificazioni, quindi qui già a livello nazionale ogni volta per mettersi tutti d'accordo è un problema, pensate poi a livello internazionale e poi di tutte le organizzazioni. Quindi è un problema molto complesso. Nuove capacità tattiche alla storia dell'arte, che si vanno a sviluppare quindi non soltanto cose che già c'erano, ma soprattutto qui si sviluppano cose nuove, quindi forme d'onda a banda larga, tipicamente o anche a banda stretta, ma mobile ad hoc, quindi che fanno cose molto particolari, ETM.
ciò che non controlliamo. E infine, prodotti interoperabili da design, quindi architettura software comune già definita, una metodologia di sviluppo consolidata, perché adesso non sono andato nei dettagli, ma il processo ingegneristico che porta alla definizione di questi prodotti interoperabili parte da dei requisiti comuni, dalle specifiche comuni, dalla base waveform software comune, dalla quale poi vengono derivati gli specifici target waveform che vanno sulle singole aree, quindi c'è un processo molto consolidato. E, come avevamo già detto prima, la standardizzazione NATO vista come comunque un area di oggetti da cui puntare, che diventa appunto un vincolo contrattuale nelle stesse condotte dell'attività. Quindi se non si fa standardizzazione certe cose non vanno. Io con questo quindi tiro fuori la frase finale, che lo scopo di tutto ciò è cos'è? Dotarsi di tecnologia all'avanguardia, e ce le stiamo mettendo, però nel contempo non diciamo che vivono di luce propria, ma qualcosa che si affranca dal passato, interoperabile e che è a completa sovranità dell'Unione Europea, dei paesi partecipanti che hanno investito e che quindi si trovano poi a capitalizzare questi investimenti con qualcosa che torna come capacità operativa. E avendo infine terminato, arrivo all'ultima slide con un classico grazie per l'attenzione e sono disponibile alle vostre domande. Grazie Falzerano per averci dato questo quadro completo su ESSO, che è un programma, come avete visto, vecchissimo, però è un esempio di come, anche se con fatica, in Europa si riesce a fare qualcosa. Che lei ha citato il GDRS, infatti da cui poi è stato padre di tutti, della sua proprietà in rete a seguire, che però inizialmente era fallito negli Stati Uniti, che era stato sviluppato dall'esercito. E ha fallito perché era intervenuto all'NSA che gli aveva bocciato perché non era sicuro. Ovviamente non era partito tenendo conto della sicurezza, è stato pensato di svilupparlo dopo, era l'NSA e gli ha chiuso. Insomma, sono un po' più drastici negli Stati Uniti. Poi è partito il MITS e l'FT, che è quello che poi ha dato origine in qualche modo, dal punto di vista pratico, a tutto quello che è seguito. Che, la cosa fondamentale è quella che finalmente ci siamo arrivati dopo tanti anni, è la indipendenza dal punto di vista della sicurezza. Perché quando avevamo i programmi con gli americani, io il primo cui fu fatto fu il NIS, il sistema di indicazione di nuova generazione, poi fu lì, nell'accordo c'era scritto che al momento, parlando di chip e di cripto, lì potevi aver scritto quello che ti pareva, però se per esigenze nazionali si diceva di no, chiudevano il rubinetto. Stessa cosa con l'MITS-LVT, stessa cosa è successa con l'ONLESP. Da questo punto di vista non deve dire che sono inaffidabili, lo dicono da in partenza. Quando si parla di sicurezza poi qualsiasi cosa è possibile. Quindi esempio è stato anche il GPS c'erano due livelli di precisione, però più alto al momento delle tensioni gli americani chiedevano il rubinetto. È nostro. Cioè, non è che sono cattivi gli americani, se dobbiamo essere noi bravi, finalmente ci stiamo. Qualcosa di nostro. È qualcosa di nostro, su cui c'è il controllo, ci stiamo arrivando, ci abbiamo messo un po' di anni, a mettere d'accordo in Europa non è semplice, chi è più datato lo sa, però piano piano ci stiamo arrivando, finalmente una volta avviata la macchina, adesso vedo che adesso sta producendo i risultati. Ci sono delle domande? No, siete tutti in fase di gestione. Grazie. Adesso proseguiamo.